Dopo 2 anni e mezzo di trattative estenuanti con la Regione, con al centro i problemi del 118 regionali, che sono quelli innanzitutto occupazionali, cioè del precariato, dilagante, contratti a termine rinnovati ormai da 5-6 anni, più l'intera stabilizzazione e valorizzazione dei medici del 118, che sono penalizzati da vari punti di vista. Ci sono 5 tipologie di contratti diciamo, del settore e ci sono problemi anche della valorizzazione del ruolo medico, questo molto in sintesi. Ecco, e cosa chiedete? Chiediamo appunto dalla stabilizzazione del precariato, che ormai rappresenta la quota prevalente, diciamo, dei medici che lavorano sul territorio, a quelli che sono i problemi anche di passaggio alla dipendenza, che è stato fatto nelle epoche passate, negli anni passati, e che ora si è bloccato definitivamente.